Si chiamava Eman Ahmed Abd el-Hati e era considerata come la donna più grassa del mondo del nostro pianeta Terra. Si è spenta alle 4:35 di questa mattina in un ospedale di Abu Dhabi, in cui vi ricordo era in cura per colpa di problemi di natura cardiaca uniti ad una grave insufficienza renale. Prima di un'operazione di chirurgia bariatrica, era considerata, ripeto, con 500 kg complessivi come l'essere umano più grasso del mondo, o meglio la donna più obesa del mondo. Era seguita la donna da un'equipe di più di 20 sanitari da quando a maggio è arrivata negli Emirati dall'India, dove era stata operata, così avrebbe fatto sapere l'ospedale in cui si trovava. Eman pesava mezza tonnellata quando a febbraio è arrivata a Mumbai in ragione della sua elefantiasi, che è una malattia che provoca il rigonfiamento degli arti di alcune parti del corpo. Con un regime alimentare di natura liquida e alla chirurgia, per così dire, del corpo, pesava, o meglio, aveva perso ben 323 kg in 3 mesi di tempo, quindi in 90 giorni circa. Si spegne dunque una donna corpulenta, una donnona, ecco, così può essere definita in base al fatto che era veramente esosa, obesa. Grazie, non in sovrappeso, ma proprio obesa in modo grave. Grazie a tutti per l'ascolto, grazie a tutti per la visione del presente video. Un saluto, Eman, riposi in pace, amen.